Andiamo a dare i pezzi a Coco. Ecco a te. Era ora, Crash. Dammi quella roba e mettiamo in funzione questo aggeggio. Gira a sinistra. Gira a sinistra cosa? È ancora spento, cretino. Siete stanchi di avere sempre troppi gadget tra i piedi? Deve esserci una soluzione più semplice. Tipo? E ora c'è! Signori e signori mutanti, ho il piacere di presentarvi l'NVU! Potrete aprire qualsiasi file, parlare con i vostri disgustosi amici, guardare i film pay per view e affettare le patate. Ma come? Che schifezza! E non c'è dietro nessun imbroglio. Cosa ve ne pare, amici? Che è una cagata. Nessuno vi fa credito? Avete abitudini disgustose? Indossate il dispositivo e via! Sì, grazie all'NVU ora ho più tempo per i miei hobby come la falconeria e i formaggi classici. Ma come? Grazie ancora per avermi donato questa beatitudine tecnologica. Ma un attimo, ma dai, ho tante prebaglia, c'è dell'altro. Solo che ora non mi viene in mente. Quanto pensate che costi questa meraviglia della tecnologia? Avanti, zero! Provate a indovinare. 300.001 dineros? 20 elevato alla radice quadrata di se stesso, o anche di più! Chiedo scusa, signore, la mia scheda deve essere difettosa perché... non c'è scritto niente! È con grande piacere che vi annuncio che questo splendido prodotto arriverà in tutte le case dell'isola Wumpa gratuitamente! Dai creatori del cucchiaio elettrico e di Non posso credere che non sia Tolstoi, chiamate e riceverete in omaggio un flacone di barba spray! Hai un problema? Ricoprilo di barba! Fissatele vicine in movimento! Fissatele e sognate! Ordinate oggi stesso il vostro. Mi dà fastidio perché è tutto pixelato. Mi dava un fastidio perché è tutto pixelato. È stupefacente. Dobbiamo procurarcela anche noi. Certo. Giochi, messaggi, lucine colorate. Prendi la posta. Ma perché? Gesù. Vabbè, ecco. Posta! Dammi! Dammi! Ci ha mandato gli NV! E a noi no? Solo due ne hanno mandato. Ma dai! È fortissimo! Sto mandando un SMS a Crunch! Un SMS? Da Coco! Ora le rispondo! Perché? Credo che tu non gli piaccia, Crash. Esatto. Ma perché noi no? Ad essere onesti, non capisco tutto questo interesse. Ehi, adesso ricevo 400 SMS al minuto dai predicatori televisivi. Ma come? Ho dimenticato cosa volevo dire. Ora ricordo. Engine. Uccidete i Bandicoot! Sforacchiateli senza pietà! Davanti, gente! Abbiamo visite! Non posso, guardo le scimmie. Guarda quella! Oh, dritto in bocca! Mi sa che siamo rimasti... Guardo le scimmie. Non posso, sto guardando le scimmie. Non è vero che mi hai preso. Non ti sei ancora avvicinato. Cretino. Cretino di merda. Dai. Ho un moltiplicatore per 10. E ti giuro che col cavolo che lo perdo. La cosa buona è che in realtà il come si dice, il moltiplicatore delle combe, delle combo rimane anche se si, diciamo, non colpisci più nessuno. Trova la engine. Ma guarda questi due caretini. Sono arrabbiata nera. È umilianterrimo. Ma poi guarda, guarda che dopo che li hai colpiti gli occhiali sono, diciamo, staccati da loro. Ma perché? Vabbè, andiamo ad aiutare sti cretini con i nostri bellissimi pantaloncini verdi. Particolare poi come colore per Crash, dai.
merda! Rash! Ah, questo nemico sembra molto forte. Se blocca i tuoi attacchi, dovrai... Bel lavoro, Crash! A parte che, vabbè, non ho capito perché l'hai evocato e poi me l'hai fatto uccidere. Però... ecco qua. Facile. Ecco qua. Il colpo dall'alto, mica male per uccidere qualcuno, eh. Aspetta un attimo, ha fatto mica... ah no, mi sembrava avesse fatto un attacco mentre era appeso. E puoi rimbalzare se fai il colpo avvitato. Proseguiamo e... oh, calmo, non cadere. Vediamo dove finiamo. Dobbiamo salire piano piano verso l'alto. Sì, ma le noci di cocco non mi piacciono. Dici di un bel frutto Wumpa. Allora, ti dirò, non sono mica così convinto che siano frutti quelli. Sono così serio. Come faccio a salire? Ah, ok, stavo dicendo, come faccio a salire? Attaccate lo stupido. Attaccate lo stupido. Vendicatemi. Ecco fatto. Ah no, aspetta. Dio mio, per un attimo mi sono dimenticato che non ho più il colpo elicottero. Mi ero scordato di questa piccola mancanza. Ecco qua, calmo. Allora, posso passare? No. Però posso andare da questo lato. Ok, calmi un attimo perché non sto capendo dove io devo andare. No! E niente. Addio alla nostra combo. Tutto questo perché non capivo dove cacchio dovevo andare. E visto che a parte quella sfera lì rosa non mi sembra sia rimasto più niente, proseguiamo. Pensa un po', una combo da 50 colpi interrotta perché siamo caduti come dei babbi. Ancora. Ma perché? Ma perché sta stronzata? Questi nemici sono forti, Crash, ma tu sei molto più veloce. Premi il tasto triangolo al momento giusto per schivare i loro colpi. E uno è andato. Ne mancano due. Vabbè, interessante. Vai, colpisci. Premi il tasto triangolo. Bravo. Mi piace che puoi contrattaccare. La velocità è la migliore arma quando combatti contro esseri enormi come questo. Enorme, addirittura. Ok, Crash. Questo nemico sta per sferrare un attacco pesante. Schivalo al momento giusto. Contrattacca e fallo fuori. Fatto. Ma lo sto facendo, ma non... non muore! Ottimo! Vabbè, come vuoi tu. Sono orgoglioso. Ma va a cagare, me l'hai fatto fare 4 volte e non è andata mai. Altra zona? Ovvio. Non so perché la cosa non mi ha sorpreso per nulla. Punto di salvataggio, ma sì, facciamolo che non si sa mai. Dai, non ci manca molto per salire di livello e prendere un nuovo potenziamento. Mi chiedo se la scivolata sia considerata un potenziamento. Già il fatto che puoi schivare un colpo è un'aggiunta al gioco mica male, secondo me. E giù. Quindi il nostro primo companion è lo stronzo di ghiaccio che abbiamo trovato molto più avanti nel gioco. Perché ora c'hai gli occhi rossi che fino a 2 secondi fa non ce li avevi? Sono cattivo ora. Perché fa la capoeira? Ma stai buono, che fai? Allora, bello, perché sei oscuro ora? Dai. Ecco fatto.
andata. Non abbiamo visto neanche come, ma... Papparapà. Ricicla il mutante, hai messo via un mutante, che è esattamente quello che ho fatto. Che bello che finalmente i mutanti saltano. Che gioia. E guarda un po', come immaginavo, le piante, se le rompi col mutante, si spezzano, vediamo. Colpo pesante di ghiaccio. Combo veloce. Niente. C'è un attacco in salto? Sì. Ah, se lo tolgo ne appaiono altri. Ecco qua. No, dove vai? Ah, e se ne catturo un altro, posso switchare. Hai scambiato i mutanti, vabbè. Ma quanti... Ah, però aspetta un attimo. Scusami, quel fulmine, scusa un attimo, che cos'è? Non è il colpo caricato. E non è neanche... sai che non lo so? Ah, con L1 fa il colpo speciale. Ah, hanno cambiato. E il frutto ti ridà... Delizioso! Quello spuntino ripristina l'energia del titano sotto il tuo controllo. L'avevo immaginato, grazie, amico. Questo vuol dire che... Con questo titano puoi congelare l'acqua frizzante. Provaci subito. L'acqua frizzante? Che cazzo vuol dire? No, scusami. E su. Quindi hanno delle nuove abilità i mutanti. La cosa mi piace. La cosa non mi dispiace per nulla. Scusami, allora, R1 e triangolo, nulla. Però R1 e quadrato fa lo starnuto, che consuma meno energia di... No, non la consuma proprio. Allora, incredibile. E questo? Quel potenziamento aumenta i danni che infliggi di ben 4 volte per... la madonna. Io tempo. Sbrigati e colpisci qualcuno. Sbrigati e colpisci qualcuno. Vabbè, io intanto... Ma io posso avere solo 2 mutanti alla volta? Non che la cosa mi dispiace, però... Congratulazioni, ti sei guadagnato il tuo primo potenziamento. Sia ovvero? Tu sia le creature che cresci, potete essere potenziati. L'aura che raccogli viene conteggiata per potenziare il mutante che hai cresciato in quel momento. Se okay. Non hai cresciato nessuno, viene conteggiata per il potenziamento delle tue abilità. Cioè, in sostanza, se crescio qualcuno, mi potenzia lui. Se non ho cresciuto nessuno, potenzia me. Ok. È un po' una fregatura, perché così mi ruba a me le sfere, però... Vabbè, ci può stare. Mi piace che però finalmente possono saltare. Oh, Gesù. È l'unico potenziamento veramente utile che ho visto fino ad ora. Cioè, non per cattiveria, però sì. Il salto è tipo il potenziamento più utile che mi hai dato fino ad ora. E detto sinceramente, il fatto che puoi potenziare anche le creature mi piace. Ovviamente. Mi piace, dicevo. Usa l'attacco starnuto per congelare facilmente ondate di acqua. Eh sì, certo. Allora, calmi un attimo. Ne arriva un'altra? Ovviamente. La cosa non mi ha per nulla sorpreso, chiaramente. No, un po' più in qua. Mutante, dai. Ce la puoi fare. Vabbè, forse sbaglio io. Colpa mia, pensavo di dover usare il pugno, sincero. Ok, quindi dobbiamo tornare indietro da dove siamo venuti. Prima però fammi finire, esatto, questa zona qui. E torniamo indietro. Prendiamo il prossimo ascensore appena arriva. Ehi? Ah, ecco, dicevo, dove sei? Dai però, quanto sei lento. Ma va a cagare.
Mi ha congelato con della roba congelata. Beh, non ha tutti i torti, eh. No, però il fatto che puoi fare più di un attacco speciale, puoi avere più di un mutante, puoi anche, come si dice, sì, salire di livello. E hanno fatto davvero un buon lavoro con questo secondo capitolo, molto molto buono. E i mutanti possono... Ma non c'è modo tipo di metterlo proprio... Ecco. Qua è colpa mia, purtroppo. Sono scivolato. Addio alla nostra combo, però. Dicevo, non c'è proprio modo di... Kaboom! Di toglierlo, un mutante. O devo proprio toglierlo dalla cavalcatura. Questa però mi sembrava... Baga baga. Mi sembrava un po' come dire... Ok. Niente, quest'acqua non la posso moltiplicare. Che moltiplicare? Congelare, volevo dire. Vediamo di qua. Ah no, aspetta. Come faccio? Come proseguo di là, scusami? Ah, ecco. Perché c'era il muro invisibile, ma nonostante quello non mi faceva proseguire. Da qui posso saltare. Oh, calmo. E vai, 100 punti. Però la cosa che mi interessa è è il frutto dorato. Crash, hai appena sbloccato un potenziamento salute. Ora guarda come sale la barra della salute. Un po', di sicuro. Grazie. Questo sì che è il consiglio migliore del dottore. Però no, aspetta, davvero, scusami. Io per salire tipo qua, ma lui mi rimane... Ah, rimane comunque alla mia... Ah, ok, no, se ne va dopo un po'. Se ne va, ok. Quindi se lo riprendi subito puoi riprenderlo. Se invece lo lasci per tot tempo, lui scompare. Vediamo dove finiamo facendo tutto sto pezzo di muro intanto. Calmo. Mi piace che c'è il salto alla God of War sul muro, che puoi muoverti più velocemente. Però scusami, se io adesso non ho, diciamo, un mutante, faccio così. Ok, se ne hai due, switch fra i due mutanti. Se ne hai uno, switch fra te e lui. Quindi... Quando congeli le ondate d'acqua, puoi usare un attacco pesante per attraversarle rompendole. Ma in realtà mi basta fare così, però... Grazie del consiglio. Però aspetta un secondo, scusami, perché per un motivo o un altro pensavo di poter entrare qua. Lasciamo un attimo solo Crash, che non mi mancano molti punti per salire di... Crash? Sento puzza di malvagità e follia. Che è successo? Engine non deve essere lontano da qui. È là. Vabbè, vediamo che cacchio sta combinando Engine. Cosa sta facendo? Boh. Vabbè, Engine, non è che possiamo pensare chissà cosa. Perché in bianco e nero? Che ci fai qui? Vattene dal mio posto speciale. Ma perché c'è il naso a forma di maialino? E ho la barba lunga. Non stavo certo aspettando delle visite. Engine, che ci fai tu piuttosto? Il dottor Cortex è scappato e mi ha lasciato qui. Ma io ho un cervello, ho delle aspirazioni. Non permetterò che mi si ignori. È un po' che osservo te e la tua deliziosa sorella. Deliziosa? Esatto, non è propriamente una bella cosa da dire. Studiare i Bandicoot, raccogliere informazioni. Ma stai scherzando? E quando Cortex trionferà,
Io avrò la mia ricompensa! Onore e gloria! E decine di regali, come a Natale! Io, Engine, diventerò re dell'isola Wumpa! Sarò come Serpentor! Sei fuori del tutto! Esatto! Colpiscilo la gola! Ma come la gola? Non la gola! Mi serve per inghiottire! Guardie! Ma cosa... cosa sta succedendo? Guardie! Col potere delle... l'imposizione delle mani! Ah, certo! Diventeremo bistecche! Come no? Anzi, sai cosa? Aspetta! Dobbiamo... dobbiamo livellare noi prima di livellare i nostri amici mutanti. No, cosa è successo? Mi sa che uno di questi è esploso. Vabbè. Ali. Aiuto. Datemi un po' di combo. Che in realtà in questo titolo è esatto. Potenziamento attacco rotante. Usare l'attacco rotante è molto più... più pratico di usarlo nel primo, sincero, eh. Non sono più tanto carino, ma dai. Non possiamo continuare a incontrarci così. No, ferma! Non toccarmi! Sono troppo carino per essere preso a pugni. È un anno che vi studio, tutto solo. Con questi idioti di ratti. Questo non è carino, boss! Zitta, Tina! Vorrei colpirti col missile! Te lo dico una volta sola, Engine. Via dalla nostra isola. Mi dispiace, ma al momento non posso rispondere al telefono. Ma lasciate come? Lasciate un messaggio dopo il bip. Bip! Vado, vado! Ci stavo provando! Vediamo cosa stanno combinando Crunch e Coco. Scommetto che sono ancora tutti presi da quelle stupide cuffie. Ma è incredicoloso! Ricevo le previsioni del tempo! Forte. E io sto partecipando ad un simposio sugli effetti degli ippopotami affamati sui bambini! Ma come? Sarà normale? Ma sarà una funzione, non preoccuparti! Mi sento buffo, e non nel senso buono! Mettete in ordine! Come era ovvio pensare, si sono trasformate in bestie! Missione Trova Engine completata. Dobbiamo tornare indietro a aiutare Coco e Crunch. Muoviamoci, piccoletto. Sì, signore.